Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su GastroDrums. Nel video di oggi andiamo a parlare di piatti economici e questo è il video perfetto per chi vuole dei piatti da spendere poco, ma avere dei piatti performanti, quindi piatti che funzionino bene. Magari penso a chi ha una prima batteria, ha comprato la prima batteria, che aveva dei piatti e vuole cambiare i piatti perché quelli lì non gli piacciono tantissimo, oppure chi magari ha già dei piatti eccetera, ma vuole comunque un kit in più da spendere poco, ma che appunto suoni bene. Quindi oggi voglio fare la prova di 3 set di piatti che saranno Zildian, Paist 101 e Meinl HCS. Zildian non ve lo dico perché così è una sorpresa, che appunto ho preso da strumentimusicali.net, che ringrazio per avermi rimandati, e utilizzerò insieme a questa Pearl Rocciò. Ho già fatto il video su questa Pearl perché anche questa è una batteria economica che funziona bene, quindi continuiamo il filotto del economico ma che suona di brutto. Quindi insieme a questa batteria appunto andrò a mettere un po' di piatti diversi, questi 3 set qua, e voglio ringraziare due cose. Voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato questi piatti, voglio fargli i complimenti per il packaging, perché alcuni erano kit, mentre altri erano piatti singoli che ho preso per formarmi i kit e mi sono arrivati nella loro bustina, ma con tutta questa protezione per ogni piatto. Quindi devo dire impossibile che i piatti si danneggino durante il trasporto. Complimenti per come mi sono stati mandati, veramente. Seconda cosa. Allora, io in realtà questo video l'ho già registrato, ho fatto il video, ho fatto tutto quanto e poi mentre lo montavo mi sono accorto che nell'ultima parte del video ho avuto problemi col microfono, nel senso che ogni tanto andava e veniva. Quindi sto registrando nuovamente questa prima e ultima parte, mi vedrete con una maglietta diversa adesso e alla fine del video, abbiate pazienza, ma tutta la parte centrale del video è andata bene, quindi... Ok, basta, solo per dirvelo, perché poi vedete con una maglia diversa, magari un barba un po' più lunga, capelli un po' più lunghi e un po' più bianchi anche magari. E dite sì, ma perché si è cambiato a metà? No, è che l'ho proprio riregistrato. Comunque, detto questo, possiamo partire con il primo set di Zildian. Guardate qual è il set. Quindi, eccoci qua, piatti montati, primi piatti, primo set che provo, Planet Z di Zildian, Charleston da 14, Crash da 16, Ride da 20. Sentiamoli e poi... ne parliamo. Allora, sicuramente posso... Era il piatto che stava continuando, il ride che stava continuando ad andare avanti. Sicuramente posso dire che come piatti siano degli ottimi piatti, in base ovviamente sempre al prezzo che hanno. Sono molto secchi, proprio in stile Zildian, se si pensa magari agli A-Custom, quindi dei piatti molto secchi che finiscono subito, che hanno un sustain molto breve. Sustain significa il rilascio del suono. Dopo che li suoniamo finiscono molto in fretta. Sentite il crash. Cioè, esplosivo, ma poi trattenuto. Questa è una roba abbastanza importante perché nel momento in cui andiamo magari a suonare con una band, magari in un locale, non in un posto così grande, c'è bisogno che il piatto si senta ma non rompa le scatole troppo con la coda del suono. Tanti piatti economici di solito fanno psh, e poi c'è questa cosa abbastanza fastidiosa che continua nel tempo. Questi sono molto secchi, abbastanza acuti, devo dire, come piatti, anche il ride. Quando andiamo sulla campana è veramente molto molto tagliente. Mi piacciono taglienti ma che non rompono le scatole, quindi perfetti se suonate rock pop, volendo anche funk, il crash e il ride,
per quanto riguarda il Charleston, per il rock e per il pop, secondo me sono perfetti. Per il resto, più o meno, perché è abbastanza pastoso questo Charleston. Sempre molto tagliente, però ha quel così che è pastoso e a me piace un sacco. Pastosità che si sente anche nel momento in cui lo suoniamo chiuso. Ovviamente chiuso, il suono del Charleston chiuso è sempre un po' quello più difficoltoso, perché questo Charleston più economico fa sentire un pochettino di metallo, quindi quel del metallo si sente. Oggi sto andando tutto per suoni onomatopeici e questo video sarà tutto un po' così. Mi piace questo set, mi piace molto, e adesso lo andiamo a sentire contestualizzato su una canzone. Secondo set, anche se erano piatti singoli, ma comunque secondo set di piatti, Pais 2001, Charleston da 14, Crash da 16, Ride da 20, più Crash Ride da 18 pollici. Crash Ride, per chi non lo sapesse, è una tipologia di piatto che può essere utilizzato sia da Crash sia da Ride, quindi suonandolo da sopra e suonandolo come Crash normale. Vediamo come suonano questi Pais 101. Allora, adesso vi racconto questa storiella. Io l'ultima volta che provai i Pais 101 era più o meno il secondo anno, forse anche prima, primo anno e mezzo che suonavo la batteria. Mi è arrivato un Pais 101 perché lo volevo comprare, volevo un piatto in più e volevo comprare un piatto che costasse poco. Mi è arrivato un Pais 101 e ho detto assolutamente no. Nel senso, l'ho provato e ho detto assolutamente no. Di lì in avanti ho detto i Pais 101 assolutamente no. Li ho visti su strumentimusicali.net e ho detto compriamoli e proviamo a vedere se hanno cambiato qualcosa oppure no. Nel senso, se hanno cambiato qualcosa, proviamoli. Se non hanno cambiato niente, li casso completamente. Ed ero praticamente certo al 95% di cassarli, cioè di dire ok raga, questi che vedete non comprateli. In realtà credo che abbiano cambiato qualcosa, perché devo dire che il suono non è male. Vi chiederei di farmi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Però in realtà devo dire che i Crash comunque non sono male. Allora, il Crash Ride suonato da Ride non mi fa impazzire, ma comunque cordiera. Oh, mi piace. Comunque, il Charleston e il Ride
Raga, il ride è bello. Il ride mi piace ed è anche bello sottile. Ok, mi piacciono. Faccio fatica, sinceramente, a vedere Pais 101 suonarli e dire non sono male, cioè mi piacciono. Però, vabbè, quindi devo togliermi questo pregiudizio, anzi questo giudizio che avevo sui Pais 101. Ok, ottima scoperta e quindi non pensavo di dire questa cosa, ma i Pais 101 sinceramente ve li consiglio. Il Crash Ride... più o meno. Da Crash, sì. Se lo prendete da usare per ride, non ve lo consiglierei tanto. Al massimo un ride normale che funziona molto, molto, molto meglio. Però sentiamo anche questi di nuovo suonati sulla canzone di prima. CS di Minol, grandezze 14 fine, stavo dicendo 14 per qualcosa come i tom, 16 il crash, il ride sempre da 20 e in più ho preso questo thrash crash da 18 pollici, anche perché Minol fa sempre un po' queste pazzie di piatti, quindi mi piace provarle. Allora, HCS è una serie di Minol economica che mi è sempre piaciuta molto. Quindi ho deciso di metterla vicino ai Zildjian e ai Paist per vedere come si comporta. Sentiamoli e poi, come al solito, traiamo un po' di conclusioni sui suoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, andiamo per gradi. Charleston, mi piace molto. Qui non si sente quella particina metallica. Quando lo suoniamo chiuso, forse ha un po' meno volume degli altri, ma è quello che mi convince di più come suono. È lì, nel senso, rimane lì. Molto secco, non molto pastoso, devo dire, in confronto agli altri, ma mi piace, e forse è quello che mi piace di più. Lato ride, per fare gli opposti, forse è quello che mi piace meno, ma è una questione molto di gusto, è più spesso degli altri ed è più basso, anche se di solito a me i suoni più bassi piacciono, questo è quello che del set mi ha convinto meno. Non è male, per me un pochettino spesso. Per quanto riguarda i crash, questo... è un bel crash. È un bel crash, fine. Non saprei cos'altro dire, nel senso che è un crash normale, che non caratterizza né troppo poco, fa il suo e può essere utilizzato in tantissimi ambiti. Questione Thrash Crash mi piace molto, poi Minol riesce a fare anche questi piatti effetto
che di solito i piatti affetto li vediamo solamente in serie ad un livello avanzato, diciamo, invece che piatti effetto che suonino bene. Questo mi piace perché ha un effetto molto particolare, devo dire, è tipo Crash China, un insieme dei due, ma non ha un volume assurdo che tante volte i piatti effetto hanno, come quelli bucati così. Questo invece... A me sembra funzioni molto bene, ha un po' più di volume rispetto al Crash che abbiamo qua, ma ovviamente da 18, secondo me avessi un Crash da 18 e il Trash Crash da 18, più o meno come volumi saremmo lì, quindi non troppo forte, ma contenuto con un suono molto particolare. Andiamo a suonare sulla canzone anche questo set di piatti. Quindi ragazzi, eccoci qua, sono di nuovo il Luca con la maglia a righe che ha già montato il video e spera che questa parte che registrerà non scatti più, non perda più segnale, il microfono eccetera, speriamo funzioni. Comunque, detto questo ragazzi, allora questi tre set di piatti mi sono piaciuti molto, non mi aspettavo assolutamente, come avete potuto vedere, che mi piacessero i Pais 101, veramente una cosa che è molto strana da dire, ma vabbè, fa niente, non so che dire. Comunque appunto complimenti a Pais per questo miglioramento che hanno fatto a Pais 101. Non riesco a fare una vera e propria classifica. Se devo dire, allora, per quanto riguarda Zildjian, forse alla fine tra tutti sono quelli che mi sono piaciuti un po' meno, soprattutto il Crash, perché sentito soprattutto sul brano, sulla canzone, è quello che è vero che è tanto esplosivo e finisce subito, ma quel finire subito è veramente un po' troppo secondo i miei gusti, quindi e poi non si sente proprio più niente, quindi forse un filino in più di coda ci starebbe, quindi forse Zildjian è quella che metto all'ultimo posto, mentre Paist e Meinl se la giocano abbastanza, devo dire. Mi piacciono molto tutte e due le tipologie di piatto. Come vi ho detto, il Crash Ride di Paist non mi fa impazzire suonato come Ride. Il Ride di Meinl è quello tra tutti che mi piace meno. Però ovviamente ogni kit ha i suoi pro e contro. Ma devo dire che quei due kit sono quelli che mi sono piaciuti di più, quindi ve li straconsiglio assolutamente come piatti economici, ma non solo. Quindi se volete un set senza spendere tanto, ma che comunque suoni, che lo potete portare in giro, che potete studiarci tranquillamente in studio, ve li consiglio assolutamente tutti e due. Zildjian appunto ha un piatto in meno, è un buon set che appunto mi è piaciuto mentre lo spiegavo, poi suonando gli altri ho detto beh cavoli, però questi due in effetti hanno qualcosina in più. Quindi con questo ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il vostro set preferito, qual è il vostro set preferito di piatti economici, che magari non era uno di quelli di oggi, fatemi sapere, scrivetemi qual è il vostro set di piatti preferito. Io voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questi piatti da provare e poter completare la mia batteria Roadshow di Pearl che ho già recensito, vi lascio comunque il video qui sotto in descrizione e basta. Ci sarà poi ancora un video in cui utilizzeremo sia la batteria sia i piatti, ma andremo ad aggiungere ancora una cosa, ma lo vedrete prossimamente. E basta, detto questo iscrivetevi al canale, andate sul mio sito Gastro Drums se vi piace il mio modo di spiegare
lì sopra ci sono tutti i miei corsi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!